Salve a tutti e benvenuti nel mio video. Salve, salve. Iniziamo con Saturno. Bello Saturno, mi piace. Allora, spero che qualcuno là fuori c'ha la televisione grande che può vedere pure le lune, C'ho diciamo, un di 50 Saturno. pollici. Non sono lune, queste sono specie di stelline elettromagnetici. Come Funzionano praticamente come da quelle barilla? stazione di caricamento che vanno là, si vanno a caricare Poi? elettromagnetici e Ah, quindi ma fanno il lavoro di loro come fanno da sempre. di loro chi? Saturno, quelli della NASA Eh? e gli pseudoscienziati l'hanno messa praticamente Saturno, il pianeta Saturno, l'hanno messo a 1,5 miliardi di E chilometri. come l'hanno messa? Hanno montato la Cassini senza motore, senza Ah, direzione, senza niente, magari era non discesa? è riuscita a passare la termosfera perché la termosfera non la può passare nessuno. Certo, è chiusa. Vabbè, dalla teoria diciamo della palla, ancora rimaniamo Certo. sulla palla. Se fosse una palla, diciamo, già Certo. nella termosfera più di 100 km si dovrebbero bruciare, Certo. dato che c'è la temperatura di 1600-2000 gradi. Ah, capito. Lasciamo stare, hanno mandato un È meglio. Cassini là che ha fatto la foto a 120.000 km orari senza fare una frenata là, Ah, ecco. E come ha perturbato da fatto? Saturno, ha avuto bisogno 20 anni prima di arrivare, tutte stronzate. Quindi senza motore, senza Senza freni? direzione, senza motore, senza niente, anzi addirittura c'è a 90, 15 anni dopo, mentre che era già in viaggio, gli hanno messo un motore, Un meccanico? diciamo, immaginario, la NASA, no? Un Ah. motore che funziona con le batterie atomiche. Ancora Certo. stronzate, no? Certo. Non c'è stato Ma ci è andato problema. l'AICI a L'hanno sistemare il mandato, motore? si è fatto il giro dei pianeti, diciamo, ha usato la gravitazione dei pianeti che c'erano là in giro, intorno. Certo. Prima è andato da Marte, poi ha usato Giove come spinta per andare La via a Etnea. Saturno. E voi ci credete a ste stronzate? Da via Senza Cavour è andato direzione, senza passato. motore, sta cosa qua, In giro discesa, di magari. 2000 km orari, è scattato una foto sotto il pianeta Saturno, sì, quella foto famosa della NASA, diciamo, con quelle strisce perfette, cose, tutte foto, Certo, montaggi, tutto tutte strisce, stronzate. tutte pitture. Pittura. Questo è il pianeta Giove, Giove, Giove. chiamato anche, stato l'altro ieri. Giove, con la C? E come potete vedere, il pianeta Giove Giove, Giove. funziona anche come una stazione di ricarico per Certo, le lune. per le Hanno lune. fatto anche alcuni film, anche in italiano, della stazione di carico Quindi si fa rifornimento, si passa da diciamo lì. questi oggetti che vediamo lì, che sarebbero, non sono lune, come dice la NASA, o Certo. pieni di ghiaccio, o con vulcani, che c'è io che c'ha vulcani, c'è Europa che c'ha i ghiacciai con i pesci Ma che là fai, dentro, che scherza? fosse lumina, non è Certo. tutte stronzate. Eppure i pesci? Vedete che non ha striscia, vedete che è elettromagnetica. Infatti. Venite a dire un'altra volta nei commenti là sotto, Ci mancherebbe questi altro? globalisti mi vanno a dire a me là sotto, oh, la Coolpix che è una macchina No. fotografica e quindi fa l'obiettivo e non fa con precisione vedere e scambia l'immagine, l'immagine non viene mai così perché l'obiettivo cambia la qua. Non mi venite a scrivere queste cose, Va bene, non sì. mi venite a scrivere queste cose Va là sotto, bene. quanto non avete. Quanto siete così ignoranti che non fate a capire quello che Scusa. succede là sopra? Non mi venite a scrivere queste cose là sotto. Mi No. fate proprio incazzare. Ci mangerebbe altro. Allora, vi Ah. faccio un esempio. Oh, per quello che mi ha scritto, forse aveva fotografato la moglie con la foto, con la camera. Non è soddisfatto della propria moglie, mi ha scritto una cosa di questo. Addirittura. Perché? Perché io l'altra volta ho fotografato mia moglie da lontano, gli ho fatto vedere, guarda, questa sei tu, con la Coolpix. E A un poi? chilometro di distanza quasi, E poi? fotografata. Perché abbiamo spiagge grandissime qua in Germania, veramente non scherzo. Ah, sono io. Era lei. Così è con i pianeti. È preciso. Le foto non cambiano l'immagine, Certo. rimangono così. Certo. L'obiettivo. Non mi venite a scrivere un'altra volta così che mi No, no, incazzo, vi no. blocco No, no, subito. no, no. No, no, ci mancherebbe. Prima che controllo le cose che scrivete là sotto e vi cancello subito. Va bene. Scusa. Allora. Giove, eravamo arrivati a Giove. Questo è il pianeta Giove. Giove, Vedete Giove. se c'ha strisce? Non c'ha No, no, strisce. no. Vedete se c'ha. E non mi venite ancora a dire che i telescopi, perché io ho avuto tutti i telescopi, ho avuto tre telescopi prima. E non erano così buoni come la Coolpix, Beato guarda. tu. E allora, La Coolpix è il massimo, è oltre che vero. a cosa, quello che dice che lui ha inventato il telescopio, questo ignorante, questo Chi, Galileo? protetto dai massoni, Galileo, che Minchia, Galileo, inventa ignorante, cose, tutti inventano cose, ma proprio lui l'ha poi. scoperto proprio.
che chiama... sono stati altri che l'hanno scoperto. Madonna. Olandesi. Chiama sto Galileo ignorante. Sì. Ho fatto un video in tedesco, c'è anche da cosa, da Tino Tinelli. Ecco, meno male. L'ho tradotto dall'italiano al tedesco, io per i tedeschi. Bene. In Germania. Allora. Quindi, Ciove, parlavamo di Ciove. Ragazzi, concentratevi. Sì, concentramento. Stazione. Questi sono veramente, queste qua sono veramente le nostre stelle. Certo. Elettromagnetici, perché viviamo in un campo elettromagnetico, dentro un campo elettromagnetico. Tutto funziona così. Loro si prendono l'energia dall'acqua salata, perché l'acqua salata c'ha praticamente la capacità di produrre elettricità. Lo volete capire? Sì, sì, ok, ora l'ho capito. Lo sapeva, va bene. Ha usato tutti i suoi, le sue invenzioni, perché lui sapeva. E va bene. Questo fatto, questo mistero, questo sistema. Se voi poi volete credere alla NASA, andate alla NASA, vi vedete i filmetti, quelli che fanno là, che cosa vi sembra che vi fanno vedere? I telescopi. Certo. Ho fatto due film in tedesco sopra i telescopi che sono soltanto finti. Ah, ecco, finti. Non sono veri, i telescopi no. In tutto il mondo. Sono finti. Incluso quello del Papa. Ah, Lucifero. Il Papa. Il Papa. Uno dei più grandi telescopi in America, di nome Lucifero. Ed è finto, giusto? Si trova in Tucson, Arizona. Vabbè, va. Il Papa, Lucia. Ci sentiamo per la prossima puntata. Alla prossima.